Il motore Tronic RX è facile da installare e da programmare. Ecco come. La connessione del motore alla rete elettrica può essere di due tipi. Quella base, oppure attraverso un selettore. Prima di cominciare, è necessario sapere che il motore segnala lo stadio di avanzamento della programmazione. Se la programmazione avviene con successo, il motore si riporrà nella posizione iniziale con una singola rotazione lunga. Quando la sequenza non viene completata, il motore effettua una o due rotazioni brevi. Non far passare più di 4 secondi tra un passaggio e l'altro, altrimenti si dovrà ripetere l'operazione. La presenza di un LED lampeggiante sul telecomando segnala che la programmazione è bloccata. Per abilitare la programmazione è necessario togliere per almeno 5 secondi le pile dal telecomando. Per associare il telecomando al motore, premere contemporaneamente A più B, B, B. In modalità semi-automatica, la tapparella deve essere equipaggiata con cintini rigidi. Per memorizzare i fine corsa, portare la tapparella in fine corsa alto. In presenza di tappi, il bloccaggio sarà automaticamente imbattuta. Quindi premere B per circa 2 secondi. La prima volta che il motore si ferma in battuta inferiore, il fine corsa si memorizzerà automaticamente. In modalità manuale, per memorizzare i fine corsa, avvolgere la tapparella fino a raggiungere la posizione desiderata. Tenere premuto i tasti A più B fino a quando la tapparella scenderà qualche centimetro per confermare l'avvenuta memorizzazione. Se la tapparella è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassare di almeno 20 centimetri. Il corretto senso di rotazione viene identificato solo dopo aver memorizzato la prima posizione. Impostare ora la posizione di discesa. Con il tasto C chiudere completamente la tapparella fino a raggiungere la posizione desiderata. Ora tenere premuto i tasti B più C fino a quando la tapparella salirà qualche centimetro per confermare l'avvenuta memorizzazione. Muovere la tapparella fino alla posizione desiderata. Premere il tasto B fino a quando il motore eseguirà 3 movimenti di conferma. Per richiamare la posizione intermedia memorizzata, premere il tasto B fino a quando il motore inizierà a muoversi. Nell'uso quotidiano, per richiamare la posizione intermedia, premere il tasto Stop. Per cancellare la posizione memorizzata, andare in posizione intermedia e premere B fino a quando il motore eseguirà 3 movimenti di conferma. È possibile associare al motore fino a 15 telecomandi in questo modo. Sul telecomando già memorizzato premere A più B, B. Sul telecomando da memorizzare premere B. Si può cancellare ogni telecomando singolarmente in questo modo. A più B, A, B. La cancellazione totale della memoria dei telecomandi si può effettuare in due modi. Con il telecomando premere A più B, B, A più B. Con il filo bianco è consigliato usare questa opzione in caso di emergenza o quando non sia disponibile alcun telecomando funzionante. Per cancellare la memoria sarà necessario accedere al filo bianco del motore, quindi eseguire la seguente procedura. Scollegare l'alimentazione del motore. Collegare il filo bianco del motore al filo marrone, fase, o al filo blu, neutro. Collegare l'alimentazione del motore, che effettuerà una breve rotazione. Scollegare l'alimentazione del motore per almeno 4 secondi. Collegare l'alimentazione del motore, che dopo circa 4 secondi effettuerà una breve rotazione e una rotazione più lunga nell'altro senso. Scollegare l'alimentazione del motore. Isolare il filo bianco dal filo marrone o blu prima di collegare l'alimentazione. A questo punto è possibile procedere con la memorizzazione del primo telecomando. Si possono cancellare i fine corsa con la seguente sequenza di comando. B più C, B più C, B più C.
Questo sistema garantisce, nel caso siano montate le molle anti-intrusione, che la tapparella rimanga perfettamente chiusa, senza sottoporre le stecche a una eccessiva compressione. Il sistema funziona in qualunque tipo di applicazione grazie alla possibilità di regolare manualmente la forza di chiusura. Il motore Tronic RX è preimpostato con un valore di forza di chiusura pari al 20%. È possibile aumentarlo oppure diminuirlo. Per regolare la forza di chiusura al 10%, premere B più C, A, C. Per regolarla al 20%, premere B più C, A, B. Per portarla al 40%, B più C, A, A.